come ragionamento, io dico con la parte che ci compete, come politici che oggi governiamo, la gente ci ha votato per governare questa regione Campania, fare in modo che ogni direttore generale vada a porre in essere un atto aziendale che vada a rispettare il diritto alla salute dei nostri concittadini. Se questo non è stato fatto, io dico che noi ci dobbiamo arrogare il diritto di mandare indietro gli atti aziendali, tutti i piani aziendali, e farlo con la forza del Consiglio regionale, che oggi è responsabile e competente per materia, al di là di quello che può essere appunto il commissariamento per la sera, perché come tu dici stesso, e io lo riprendo insieme a te, la programmazione sanitaria è un diritto e dovere del Consiglio regionale, lo dobbiamo far rispettare, appunto, da io infatti lo dissi in Consiglio l'altro giorno quando abbiamo approvato la legge, che presto dobbiamo, vedendo insieme al capo dipartimento, provare di fare una commissione di programmazione. Quindi la commissione sanitaria si deve approvare il diritto della programmazione, al di là di quello che è il piano di rientro, che sarà completato fra un mese, due mesi o un anno, io spero quanto prima, e quindi ci porterà ad avere un attimo di chiarezza. Do la parola a Baldi, poi subito dopo. Io sono molto dopo diamo la parola a Squillani. Evidenzio. E cerchiamo di chiudere per l'una perché ci sono impegni. Evidenzio. Impegni di altro pazzo. Evidenzio una differenza tra quello che diceva il consigliere Gianfranco e quello che diceva Antonio. Nel senso che devo dare atto ad Antonio di questa precisazione che lui ha fatto, vengono un po' da lontano, perché lui è qualche anno che insiste sul fatto che la regione deve dare una programmazione sanitaria, quindi regionale, in particolare poi per i territori della regione. Quindi devo dare atto che si batte su questo. Naturalmente non ci sono responsabilità di questa direzione generale dell'ASL di Salerno per quanto riguarda su questa mancanza che la regione in questo momento è carente. Ma voglio anche dire che tutto parte dal decreto 49, Presidente Variante. Quindi il decreto 49 è l'atto fondamentale sul quale Variante Gianfranco è un intersindacale che innanzitutto non è mai stata possibile. E poi era semplicemente, se poi è lo stesso atto mio, un comunicato stampa. La cosa simpatica che in questo comunicato stampa, da una parte loro dicono che hanno espresso parere favorevole sulla parte relativa al Dipartimento di Prevenzione, però non sono d'accordo su come è stato steso l'area veterinaria, quindi vuol dire che l'informativa c'è stata, addirittura una parte l'hanno valutata positivamente, quindi tutta questa serie di discussione a mio avviso sono un poco forse strumentali e non finalizzate appunto a fare. Valle del Sele, il decreto 49 prevede che la Valle del Sele si deve fare. Quando avremo il decreto 49 o il decreto 49.000 che mi dirà che non c'è più la Valle del Sele, io nella stesura dell'atto aziendale non tengo conto. Se non avessi preso in considerazione appunto la Valle del Sele, avrei commesso un'irregolarità, perché tra gli indirizzi che venivano dati con la decreto 19-18 c'era quello di attenersi alla programmazione regionale che è fatta con il decreto 49, che ha tenuto conto, immagino, io non c'ero quando è stata redatta, di tanti fattori, appunto del fabbisogno sanitario del territorio dell'intera regione in questa circostanza, approfondendo poi in vari prospetti, e quindi di conseguenza noi ci siamo attenuti a quel tipo di programmazione. Per quanto riguarda il confronto, tutti i consiglieri sanno la mia piena disponibilità, quindi io non ho nessun problema a scendere poi nel dettaglio dell'atto aziendale, che comunque è stato presentato, approvato e al vaglio del commissario d'arte, che ovviamente immagino farà tutti gli approfondimenti, ascolterà, perché molte di queste robe, oltre ad essere arrivati i consiglieri regionali, sono arrivate al commissario d'arte, noi abbiamo ovviamente controdedotto e poi si vedrà appunto quali sono le valutazioni finali rispetto a questo documento, che comunque è una proposta della direzione generale che verrà valutata dalla commissione. Grazie.
grazie al direttore Scillati, io ritengo che possiamo chiudere la seduta, sicuramente come il direttore Scillati ha dato la sua disponibilità ad ascoltare i consiglieri del Salernitano per quanto riguarda diciamo e anche scendere di un ragionamento dei particolari. Io ritengo che difficilmente non si può accontentare, è giusto accontentare la qualità della sanità, è meglio fare